Il re delle slot, il catanese Corallo, estradato in Italia. È stato arrestato a San Martin. È rientrato in Italia, Francesco Corallo, 56enne catanese arrestato a San Martin, Antille Olandesi, il 13 dicembre 2016, nell'ambito dell'operazione Rouge et Noir. L'uomo è arrivato all'aeroporto di Fiumicino, scortato da agenti dello SCIP Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Corallo è ritenuto il promotore di un'associazione a delinquere a carattere transnazionale specializzata nel riciclaggio di grosse somme di denaro ricavate dal mancato versamento delle imposte sugli introiti delle slot machine. L'operazione Rouge et Noir, guidata dalla DDA di Roma, ha consentito agli investigatori di far luce sul sistematico riciclaggio dei proventi illeciti realizzato mediante numerosi trasferimenti di denaro all'estero al fine di eludere il pagamento dei tributi erariali. Le operazioni fraudolente del sodalizio criminale hanno coinvolto personaggi noti del mondo politico ed economico italiano ed hanno fruttato all'organizzazione guadagni per oltre 200 milioni di euro. Corallo, per il quale sono nel frattempo decorsi i termini di custodia cautelare secondo la normativa italiana, sarà sottoposto alle misure alternative alla detenzione dell'obbligo di dimora, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di espatrio. Allo stesso Corallo saranno contestualmente notificati, ad opera di militari dell'OSCICO, della Guardia di Finanza di Roma, numerosi decreti di sequestro di denaro, conti correnti, quote societarie, beni mobili ed immobili, anche siti all'estero, per un importo pressoché equivalente agli illeciti guadagni dallo stesso ottenuti. Italpress. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.